aggiornamenti. Uno riguarda in particolare le dichiarazioni del ministro Piantedosi che ribadisce che lo Stato non si lascerà intimidire dagli anarchici e dice pieno sostegno e solidarietà alle donne e agli uomini in divisa che con grande professionalità e spirito di sacrificio fronteggiano anche in questi giorni e in queste ore le dimostrazioni di chi immagina e sostiene di utilizzare la minaccia e la violenza come metodo di condizionamento delle istituzioni e poi ancora altri aggiornamenti che riguardano in particolare le condizioni di salute di